Ciao a tutti e bentornati alla sezione tutorial del sito shiftus.it. In questo veloce tutorial vedremo come creare una semplice animazione usando i vincoli, cioè i vincoli sia di larghezza e altezza e le constraints. Io ho già creato un progetto base dove ho inserito un'immagine con dei vincoli in alto è centrata e un bottone per avviare questa animazione che noi andremo a creare. Ovviamente questa animazione non è la più semplice da utilizzare sempre, ma ovviamente in alcuni casi potrebbe ritornare utile quando l'elemento che vogliamo fare comparire non è presente all'interno del nostro view controller, come anche in questo caso. Vedete, noi lo creeremo da codice e lo faremo apparire nel nostro esempio al centro, tipo un bottone di login. Quindi ho, come detto, inserito già gli elementi grafici e vincolati al view controller. Quindi ho fatto i vari collegamenti con il bottone avvia in maniera action e al logo e anche al bottone, anche se non era, diciamo, riferimento a applet, non era necessario il bottone. Quindi in questo caso io creo il nostro bottone da codice. In maniera molto semplice, quindi la potremmo chiamare come facciamo sempre bottone animato. Quindi faremo una variabile bottone animato che sarà uguale a uno UI button. Dopodiché lo andremo a configurare nel view di load. Quindi faremo bottone, o meglio, scriviamo precisi, configuro bottone, quindi richiameremo il nostro bottone, gli assegneremo un background, quindi un'immagine di sfondo, background color, UI color, possiamo fare orange, poi gli assegneremo un button animato, title label punto, gli daremo un font, quindi sarà di tipo UI font punto blob di grandezza size, potremmo fare un 23. Dopodiché passeremo altri piccoli parametri, giusto per un set titolo, quindi potremmo chiamare login stato normal e poi potremmo dargli il colore set title color, potremmo dare un punto white normal. Diciamo che abbiamo creato questo bottone tramite codice, potremmo anche richiamarlo da una classe oppure da uno specifico bottone già creato precedentemente da utilizzare poi più volte la nostra applicazione, quindi l'abbiamo creato in maniera molto basilare. Non abbiamo, vedete, l'abbiamo creato, ma non l'abbiamo inserito all'interno della view, perché lo faremo più avanti. Quindi adesso creeremo la funzione per l'animazione, quindi metodo animazione. E prima di crearlo creeremo la variabile che si chiamerà start, potremmo chiamare start con string che sarà di tipo ns la layout costLines, ok, quindi sarà, vedete, la classe NSCostLine oggi perché ci servirà per muovere il nostro bottone. Tanto abbiamo l'emulatore, almeno anticipiamo. Ovviamente qui vuole il punto esclamativo. Dopodiché
Dopodiché andiamo a creare, diciamo, questa animazione, quindi richiameremo, potremmo chiamarla funzione start, dove in entrata non abbiamo niente, e all'interno start, quindi vediamo se il modulo è pronto. Ok, all'interno di start che richiameremo la nostra start constant, gli daremo constant che è uguale al livello della x, metteremo la view che sarà uguale alla view al centro della x, quindi sarà centrata al centro della x, e questo potremmo variarlo noi a seconda delle nostre esigenze. In questo caso lo mettiamo al centro. Poi richiameremo la nostra UI view, creeremo un'animazione, la chiameremo animate. Animate con un intervallo, o meglio, la chiameremo animate completion. Vediamo un po' qual era migliore. Usiamo questo, vediamo un po'. Quindi metteremo l'intervallo di questa animazione, facciamo 0,4. Using Spring. Allora, non è questa qui, UI view animate. Ok, vediamo se questa. Ok, quindi 04, perché voglio usare un'animazione .4, intervallo delete 0, option animate, eccola qui. Dobbiamo usare, useremo il, per esempio, varie opzioni, noi vediamo curse easing in linear out. In out, noi useremo questa qui, mettiamo questa in out, nel completion, metteremo, nel void metteremo self, quindi richiameremo la view, la if dov'è la out, se bisogno. Quindi vedete, usa il metodo per forzare l'update della view immediatamente, se necessario. In questo caso metteremo, alla fine di questa animazione, metteremo nil. Quindi abbiamo creato la nostra animazione. Dopodiché nel nostro bottone richiameremo questa funzione start. Dopodiché creeremo questa animazione. Infine creeremo il metodo gestione bottone, cioè per cambiare la posizione tramite constant. Metodo gestione bottone. Quindi faremo set, per esempio, start bottone, che anche questo sarà di tipo void, e all'interno io ho un po' di corsa func. Ok, all'interno creeremo, inseriremo qui, vedi, view control add sub view, a qui inseriremo il nostro bottone. Dopodiché diremo che il nostro bottone animato dovrà fare una traslate auto masking constants uguale a false. Dopodiché, che
il bottone animato, vedete, with anchor, quindi all'ancoraggio del costerence, sarà uguale, per esempio, a 300, quindi lo faremo grande 300, e sarà attivo, uguale true, quindi l'abbiamo attivato. Dopodiché il bottone animato with anchor costerence è uguale a eccolo, ho sbagliato, dobbiamo mettere l'altezza, vedete, perché se voi fate caso noi abbiamo creato il bottone ma non abbiamo dato le dimensioni, lo stiamo facendo tramite le costrenze. Qui potremmo fare un'altezza, non lo so, di 500 in ancoraggio, anche scusate, di 500, troppo, di 50, quindi avremo larghezza 300 e altezza 50. Anche qui attiveremo la nostra constraints. L'ultima cosa da ancorare, quindi posizionare all'interno della nostra grafica, in questo caso è il top anchor constraints, top anchor constraints equal to ok, quindi diciamo che a che cosa deve essere ancorato. In questo caso noi metteremo il nostro logo. Che cosa è il nostro logo? Il button anchor. Quindi abbiamo ancorato nella parte alta di questo bottone che noi creeremo, abbiamo ancorato al button della nostra immagine. E possiamo dare per esempio un 150, quindi da 150 partendo dal button dell'immagine apparirà questo bottone. Anche in questo caso attiva uguale true. Dopodiché ci dobbiamo dare anche prenderemo la nostra start constraints, quindi la nostra constraints che abbiamo creato qui, l'abbiamo utilizzata qui per dirgli che è al centro delle x, la richiamiamo qui. E gli diciamo in questo caso che è uguale al bottone animato del center anchor rispetto all'asse delle x punto costerence è uguale alla nostra view landing, quindi la parte sinistra landing anchor la impostiamo a me anchor, la impostiamo a meno 300, quindi non si vede, quindi lo inserisci e non si vede. A questo punto richiamiamo la nostra set start button nel view di load, quindi quando viene creata la nostra view richiama questo metodo che crea il bottone, o meglio il bottone viene creato qui, poi qui viene proprio inserito nella view, ma non lo vedremo perché mettendo questi parametri di
configurazione del bottone a livello costerence, lo mette a meno 300 dalla parte sinistra. Quindi è come se noi vediamo la nostra pagina e il bottone si trova qui. Quando noi avviamo l'animazione, dovremmo vederlo arrivare. Quindi vediamo se abbiamo fatto tutto bene, perché annulliamo lo active if need. Quindi il logo si vede, l'animazione non parte. Dove abbiamo sbagliato, adesso ve lo dico. Messo meno 300, 300, vediamo un po', 350, costance 150, meno 300, però dobbiamo attivare la costance, quindi se noi non la attiviamo, quindi start costerence is active uguale true. Dobbiamo farlo pure qui, is active uguale true, come abbiamo fatto prima. Lo possiamo anche specificarlo sotto, quindi se noi non l'attiviamo ovviamente il bottone cos'è che non gli piace. Allora lo leviamo qui, vediamo un po', start costerence, o meglio start costerence, lo abbiamo chiamato start costerence, sì, is attivo uguale true, vediamo se così piace. Proviamo a rilanciarlo, ok, così lo prende. Quindi vedete, il bottone adesso non c'è, ma si trova qui. Quando noi clicchiamo, eccolo che arriva. Vedete, e abbiamo 150, 150 punti dalla fine dell'immagine. Quindi possiamo giocare qui, per esempio, lo vogliamo a 50. Vedete, è arrivato più alto, abbiamo, vedete, la lunghezza l'abbiamo impostata qui, quindi potete giocare qui e qui. Potete farlo partire prima o anche più lontano, oppure potete modificare la durata, per esempio se noi mettiamo di un secondo e 4, un ritardo, tipo di animazione, quindi cambierà a secondo di queste impostazioni. Infatti se adesso noi lo rilanciamo, vedete come il bottone ci mette più tempo, ci mette un secondo e 4. Bene, per questo piccolo tutorial è tutto. Vi ricordo che per domande o chiarimenti potete visitare il sito swiftus.it o commentare questo video. Se il video vi è piaciuto e vi è stato utile, potete lasciare un mi piace qui sotto e iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle prossime lezioni, tutorial e novità. Grazie e buona programmazione a tutti.